anche consegnato la lettera in cui io ho chiesto all'Orfeo, per insediato, insomma, la possibilità di stare attenti. Qui si è vantato di quel contratto milionario che ha fatto, dicendo che i gioielli vanno tenuti, i diamanti vanno tenuti. Io penso, insomma, che più tenersi i diamanti magari dà spazio a giovani giornalisti che sono sicuramente molto più in campo di quelli che noi riteniamo dei gioielli, soltanto che vanno avanti perché magari hanno radicato le loro radici, insomma, attraverso anche girando le bandiere destra a manca e soprattutto prendendo, insomma, in giro anche chi gli ascoltatori. Insomma, io ho fatto una lettera molto critica, è vero, però è anche molto chiara. Le gesta di Augusto Latorre non hanno fatto molto rumore, visto che i giornali non hanno dato molte idee della situazione. Che cosa ne pensi? Io penso che, anzi, al contrario, sarebbe il caso, e questo, ecco, in questo caso lo dico non solo come esperto dal punto di vista sia psicologico che sociologico, ma soprattutto lo dico come uomo e con la mia vicinanza Giuseppe, lo dico come uomo, ma anche e lo dico soprattutto come anche parlamentare in questo momento. In questo momento, come istituzione, devo dire chiaramente che va tenuto conto questo. È impossibile non tenere presente quello che ha detto questo boss e la torre, e soprattutto per il fatto stesso che senza alcuna autorizzazione, e su questo chiedo anche formalmente, come mai non c'è stata un'autorizzazione, come mai l'avvocato non era l'avvocato di la torre e alla fine viene fuori un'intervista integrale. E questo ci fa capire che chiaramente qualcosa non è andato. Quindi mi sembra di tornare un po' indietro nel tempo, ai tempi in cui Ascoli era diventato il punto di riferimento di certi incontri, di certi movimenti, ai tempi in cui del sequestro Cirillo, e di cui magari in futuro ne parleremo con calma. Però, cioè, attenzione, cioè, se questo personaggio, che è un personaggio che ha fatto un'epoca e vuole continuare a dare ancora il suo contributo forte come capo nell'ambito dell'organizzazione criminale, rendendosi conto addirittura di essere non un camorrista, ma di stampo mafioso, ancora, quindi per far capire insomma ancora di più rispetto a quella che è l'egida locale, ma insomma quindi la mia egida è molto più ampia, dobbiamo stare attenti. Allora, il risalto va dato, anzi, a questo punto devo essere già, anche io come pubblicista, mi rendo conto che non è giusto che altri giornali o magari televisione non hanno dato notizia di un attacco del genere a chi per professione, soprattutto per dedizione, per motivazione, come Giuseppe, fa il suo lavoro quotidiano, cercando di portare quella che è la notizia, l'oggettivizzazione della notizia, così come lo fa Giuseppe, così come lo fa Cronaca, perché cerca di portare la notizia nella sua integrità. E quindi d'altra parte questo ci fa capire, insomma, che siamo ancora lontani, quindi anche da questo punto di vista certi poteri hanno il sopravvento. Allora bisogna necessariamente, lo dico in maniera forte, insomma, cioè sia come uomo, come dicevo prima, che queste notizie vengano fuori perché è ingiusto, e vengono fuori soprattutto quando ci troviamo di fronte a una notizia del genere e non perché magari poi si è fatto il salto dall'altra parte, quindi siamo di fronte che la minaccia poi è diventata realtà. Noi dobbiamo cercare di prevenire, non dovrebbero arrivare neanche le minacce, dobbiamo fare in modo che la torre possa stare nelle fasi di galere senza avere la capacità e la possibilità di poter fare minacce. Però, viste che sono arrivate le minacce, lo prendiamo, quindi viste che non c'è stata prevenzione, cerchiamo di prendere protezione. E quindi la protezione dal punto di vista soprattutto di darle notizie. E soprattutto far capire che ancora oggi questi personaggi hanno la capacità di poter alzare la voce e farsi sentire. E non deve essere così. Noi invece dobbiamo dare la possibilità di farsi sentire e alzare la voce a quelli che invece vogliono il bene della società, il bene della nazione, il bene dei cittadini. E soprattutto coloro i quali fanno un'azione quotidiana di cronaca. Quindi chiaramente poi riportano la notizia nel suo interesse, che possa essere positivo o negativa, che possa essere rosa o possa essere nera, però che porta la notizia. Allora, questi devono fare il loro mestiere, il loro lavoro nella massima tranquillità, senza essere minacciati da personaggi ben noti al mondo della giustizia e che però gli viene dato ancora questo spazio. Ecco, questo come mai è stato fatto questo? Come mai è stata data la possibilità a questo personaggio di poter comunicare senza autorizzazione? E quindi questo qualcuno dovrebbe dare, anzi io,
A questo punto spero che stanno facendo le indagini su questo. Spero, anzi, il mio appello è anche a coloro i quali fanno consiglio, perché in questo caso noi abbiamo tre persone che sono state mirate da questo personaggio. Quindi parliamo di un procuratore, di un PM e di un giornalista. E allora chiaramente bisognerebbe fare in modo che queste persone appunto possano avere la solidarietà da parte delle istituzioni. Spero che tutti, come me, in questo momento sono vicino alle persone che sono state minacciate, e soprattutto evitare nel futuro che personaggi come Augusto La Torre o qualsiasi altro personaggio in stesse condizioni possa pontificare e possa diventare il punto di riferimento o dare segnali all'esterno.